Allora, buonasera a tutti e benvenuti. Questa sera abbiamo un ospite d'eccellenza, il direttore dell'Osservatorio Astronomico di Genova Sestri. Benvenuto, Enrico Giordano di Genova, assolutamente. E con l'Osservatorio di Sestri abbiamo ormai una lunga amicizia, siamo cugini praticamente, collaboriamo tantissimo. Noi andiamo da loro a fare osservazione, loro vengono con noi a fare osservazione sul Monte Corno, quindi insomma ci scambiamo, ci mischiamo, lo stesso oggi è. E quindi insomma speriamo che le cose proseguino sotto questo punto di vista. Prima di iniziare volevo ricordarvi che la prossima settimana saremo giusto sul Corno, sperando sempre nel bel tempo, e il venerdì invece successivo ci sarà una novità, una rappresentazione teatrale fatta da Alessandro Raffaele ed Andrea Marenco, sempre su tema astronomico, sarà una sorpresa e tutti invitati. Qua. E il 31 di marzo ci sarà il nostro Pietro Planezio, che ci parlerà, fasi finali dell'evoluzione stellare. Guarda che io ho chiesto se ci saranno delle onde dello spettacolo. Mi posso organizzare, basta. Non hai sentito bene. No. Va bene. Allora, veniamo a noi. Stasera Enrico ci parlerà un po' di storia dell'astronomia, da partire dal XIX secolo, di come si è sviluppata, diciamo, la conoscenza del nostro universo attraverso strafalcioni, attraverso strumentazione non ancora, diciamo, del tutto sviluppata, no? E ci racconterà un po' due segreti, due o tre aneddoti. Quindi vi lascio a Enrico e buona serata a tutti. Grazie. Bene, grazie Paola, grazie a tutti voi per avermi invitato. E in effetti è dal 2001 che io faccio parte dell'Osservatorio Astronomico di Genova e diciamo che quasi da subito sono entrato in contatto con voi e vi ho conosciuto, e in effetti è da sempre che, come diceva Paola, siamo alleati, siamo in due punti diversi della città. E comunque condividiamo la stessa passione. Va tutto bene come audio? Non ritorno, mi allontano dal computer. Ma sì, mi sembra che debba, che adesso le cose funzionino. E allora, ho approfondito un po' con la questione storia dell'astronomia nel XIX secolo, perché mi è sempre piaciuto, una delle cose che mi ha interessato, affascinato di più dell'astronomia da sempre, è il fatto di come abbia permesso all'uomo di conoscere ovviamente il mondo che lo circonda e vedere come col progredire delle conoscenze si sia arrivato ad una percezione diversa dell'universo. Lo dicevo prima a Paola, è un po' come il bambino che esce di casa, scopre, ecco, noi prima si iniziava a pensare che esistesse la volta celeste, poi si è pensato che esistesse una galassia sola, insomma, il mondo, la nostra percezione dell'universo è molto cambiata. E nel XIX secolo noi siamo abituati adesso ad avere dei mezzi tecnici formidabili che forniscono agli astronomi una quantità inimmaginabile di informazioni, tanto da che quasi non si riescono a vagliare tutte. Invece nel XIX secolo dovevano lavorare molto di olio di gomito e insomma tutte le conquiste, tutte le conoscenze nuove dovevano essere veramente sudatissime, ecco. E come dicevamo, indubbiamente, come sempre, il cammino della conoscenza è fatto anche di cantonate, tentativi, ipotesi che si possono rivelare giuste, si possono rivelare sbagliate, eccetera. Ad esempio, già la percezione, l'immagine del sistema solare nel XIX secolo era cambiata. Già nel 1801 Piazzi, dall'Osservatorio Astronomico
di Palermo, che era posizionato sul Palazzo dei Normanni, perché all'epoca il luogo era ancora abbastanza scuro, e scoprì finalmente quello che si pensava potesse essere il pianeta mancante tra Marte e Giove. Esisteva quella legge empirica di Titius Bode, che aveva osservato come le distanze medie dei pianeti al Sole fossero in una sorta di progressione aritmetica, e però in questa progressione aritmetica mancava un elemento, cioè fra Marte e Giove c'era troppo spazio, e quindi vai a cacciare questo pianeta. A quel punto, a un certo punto, Piazzi riuscì a trovare un oggetto planetario in questa posizione, e fra l'altro diede a questo pianeta il nome Cerere, perché Cerere, sappiamo, era la divinità legata alla Sicilia. E poi indubbiamente ci si accorse poco a poco che Cerere in realtà come oggetto era veramente piccolo, cioè tutte le volte che lo si vedeva, tutte le volte che si riusciva a cogliere un occultamento stellare, si accorgeva che era sempre più piccolo di quanto non si fosse pensato in precedenza. E tanto è vero che poi vi fu una polemica, qualcuno disse: ma non è un pianeta, bisognerebbe chiamarlo pianetino. Allora Piazzi si arrabbiò, disse: sta a vedere che adesso anche in cielo ci saranno conti, duchi, marchesi, eccetera, eccetera. Però in ogni caso poi si venne a capire che si trovarono poi quasi immediatamente dopo altri oggetti analoghi, e si capì che però non poteva trattarsi di un Cerere, certamente di un pianeta, e neanche tutti questi oggetti, tutti questi asteroidi messi insieme potevano arrivare ad una massa paragonabile a quella di un pianeta. Quindi in realtà poi si è capito che tra Marte e Giove non c'era assolutamente bisogno che ci fosse un pianeta mancante, semplicemente in quello ampio spazio c'era la possibilità di sosta in questa specie di sacca gravitazionale tra Marte e Giove, una porzione di spazio che non era stata ripulita dall'orbita di un pianeta. Quindi diciamo prima cantonata. Poi invece, a fronte di questo equivoco su Cerere, invece vi fu, lo sappiamo, il successo enorme nel riuscire a trovare il pianeta Nettuno, semplicemente valutando le perturbazioni del pianeta Urano. Quindi questo fu un successo enorme per meccanica newtoniana. Sappiamo come andò, che sia Adams che Le Verrier separatamente riuscirono a calcolare la posizione in cui doveva trovarsi questo ipotetico ottavo pianeta, e poi venne finalmente trovato. E quindi questo fu una cosa che diede particolare fiducia nella scienza, una fiducia che poi peraltro portò, fu anche una cosa importante da dire, l'orbita di Cerere e l'orbita di Nettuno vennero facilmente calcolate, anche perché fortunatamente all'epoca c'era un genio della matematica che era Gauss, che aveva trovato il cosiddetto metodo dei minimi quadrati per perfezionare le valutazioni, i calcoli di certe funzioni. E qui faccio un po' un approfondimento, cioè nella prima immagine vediamo semplicemente due punti in un piano, e banalmente per due punti passa una retta, questo lo sappiamo tutti. Quando abbiamo però i due punti, possono essere ad esempio nel nostro caso due posizioni di un pianeta osservato in due momenti diversi. Quando riusciamo a osservare in un terzo momento, da un lato è meglio, perché chiaramente abbiamo più dati a disposizione, quindi è più facile calcolare le traiettorie. Dall'altro è peggio, perché ad esempio se in questo caso stessimo parlando ad esempio di una traiettoria lineare di un'auto, magari il terzo punto non è allineato con i primi due. E allora qual è la traiettoria? Quella che passa per i primi due punti, per il primo, il terzo, il secondo, il terzo, oppure qualcosa di intermedio? Ad esempio in quell'ultima figura a destra vediamo che quella retta che pensa, scopriamo un altro punto, P3, che non è allineato. Però il vantaggio
detto, il vantaggio di avere un'osservazione ridondante sta nel fatto che permette di eseguire delle cosiddette compensazioni, cioè correggere o meglio ridurre degli errori. Perché qui una cosa che ci tengo a sottolineare, tutte le volte che si fa una misura si fa un errore, inevitabilmente. A volte si dice giusto, sbagliato, no, la cosa è giusta, tutte le misure sono sbagliate. Bisogna vedere se l'errore è compatibile con i nostri scopi oppure no. Nel caso in questione, trovando la posizione dei vari pianeti, momenti successivi, si erano comunque e quegli errori nella valutazione delle posizioni dei pianeti si ripercuotevano nella orbita volata. Tra l'altro, lo sappiamo che quando venne scoperto Nettuno, andando indietro negli annali delle registrazioni, si trovò che già Nettuno era già stato visto in precedenza, ma non era conosciuto come pianeta. Però queste situazioni presenti vari anni distanti nel tempo e quindi anche nella posizione orbitale consentirono di perfezionare il calcolo. Ecco, quindi come si fa a utilizzare un numero di osservazioni persino ridondanti? Col metodo appunto che ha introdotto Gauss dei minimi quadrati. Nell'immagine in basso a sinistra vediamo per esempio la stessa retta. Noi sappiamo che una certa traiettoria deve avere magari un andamento rettilineo. Però vediamo che questi punti non giacciono tutti sulla stessa. Però tante misurazioni possono dare ognuno il proprio contributo. E allora si può pensare che la retta probabilmente abbia questo andamento. Per calcolare in maniera non arbitraria, dare un criterio di ottimizzazione, Gauss introdusse appunto il metodo dei minimi quadrati, cioè immaginiamo una retta, che possiamo esprimere in forma parametrica, cioè attraverso dei valori, dei coefficienti che possono assumere vari valori. Ogni osservazione si discosta di tanto o di poco rispetto sua retta, no? Vediamo questi segmentini che sono il valore degli errori, diciamo così. Ecco, il metodo di Gauss sostanzialmente esprime una retta in forma parametrica, cioè attraverso certi suoi parametri, e calcola in funzione di questi parametri il quadrato di queste distanze, poi fa la somma di tutti questi quadrati e attraverso un'operazione di derivazione fa sì che la somma dei quadrati di questi scarti sia la minima possibile, trovando quindi, con un metodo inverso, l'inclinazione, la posizione della retta che minimizza i quadrati. Nel caso nostro, abbiamo che, se immagine in alto a destra, se l'orbita fosse circolare, un cerchio è dettato da tre parametri che sono praticamente le due coordinate del centro e il raggio. Per cui se abbiamo tre punti di osservazione c'è un solo cerchio che passa per tre punti. Se abbiamo più di tre punti allora bisogna applicare questo metodo qua per ottimizzare la posizione del cerchio, trovare il cerchio che di compromesso, diciamo così, che meglio rappresenta, che meno si discosta dalle posizioni osservate. Nel caso dell'ellisse la cosa è leggermente più complicata, perché in questi casi i parametri non sono due come per la retta, non sono tre come per il cerchio, ma sono quattro. Per cui diciamo che se abbiamo quattro osservazioni di un'orbita riusciamo a disegnare una sola ellisse che prende esattamente tutti questi quattro punti. Se abbiamo più osservazioni è meglio, perché avremo il quinto punto che esce fuori, ma però possiamo fare quel metodo di compensazione che ottimizza la posizione dell'ellisse. Questo fu particolarmente utile nel caso di Cerere, perché venne osservata alcune volte, dopodiché la si perdette semplicemente perché era in congiunzione col Sole. Grazie al metodo di Gauss si riuscì a ottenere un'ipotesi di orbita sufficientemente precisa da riuscire a ritrovare la piccola Cerere anche dopo
aver passato la congiunzione col Sole. E fra l'altro in questa immagine in basso a sinistra si vede come anche piccoli errori nella misurazione della posizione dell'oggetto possono portare a posizioni molto varie dell'orbita, perché è chiaro che se le osservazioni sono molto ravvicinate, questi punti di misura sono molto vicini, allora basta anche un piccolo errore per ripercuotersi in maniera amplificata sull'orbita vera. Ecco, quindi diciamo che in questi casi la precisione è fondamentale. Assolutamente. Poi un'altra cosa, una vicenda famosissima, è quella dell'equivoco di Mercurio, cioè si era osservato che la precessione del perihelio di Mercurio era troppo veloce, e cioè era 574 secondi al secolo invece di 531, e allora lì la meccanica celeste venne sguinzagliata per cercare di dare ragione di questa discrepanza. E un'ipotesi che venne fatta era quella della presenza di un ulteriore pianeta interno a Mercurio. Non era l'unica ipotesi, alcune altre ipotesi prevedevano, per esempio, che spiegavano questa discrepanza con una sottostima della massa di Venere, cioè magari la massa di Venere è maggiore di quella che pensiamo, e allora questo spiegherebbe questo aumento di precessione. Tra l'altro Venere non ha satelliti, quindi non è tanto facile calcolare la massa di Venere. Poi invece, tra l'altro, lo stesso Le Verrier, che aveva calcolato felicemente l'orbita di Nettuno, credette che un astronomo dilettante, un certo Rescarbot, avesse visto effettivamente un transito di Vulcano sul Sole. Poi invece si vide che questo non era così, che probabilmente quel presunto transito di Urano sul Sole non era altro che il transito di una macchia solare. Però comunque, o forse magari degli errori, delle imperfezioni del sistema ottico. Poi chiaramente sappiamo che questa apparente anomalia della precessione del perihelio di Mercurio venne spiegata perfettamente dalla relatività ristretta, perché Mercurio, essendo il pianeta più interno, chiaramente è molto veloce, ha una velocità di circa 47 km al secondo, che è lo 0,15% della velocità della luce. È una velocità comunque bassa rispetto a quella della luce, ma comunque che dà degli effetti non trascurabili se andiamo a cercare una certa precisione riferita al secolo, quindi riferita a tanti passaggi di Mercurio intorno al Sole. Poi un'altra vicenda di la cantonata forse più clamorosa fu quella dei canali di Marte, tipico caso di pareidolia, cioè Schiaparelli in occasione della grande opposizione del 1877, probabilmente per difetti strumentali, credette di vedere conformazioni su Marte riconducibili a canali. Noi sappiamo che l'equivoco nacque perché la parola canali venne tradotta in inglese canals e non in channels, quindi venne interpretata come canali artificiali, e quindi ci si sguinzagliò a ipotizzare la presenza di una civiltà marziana che magari prendeva l'acqua dai poli di Marte per portarla per scopi irrigui verso l'equatore. E Lowell soprattutto fece delle osservazioni in tal senso. Fra l'altro mi è capitato quasi casualmente a febbraio di andare finalmente a vedere l'osservatorio della Costa Azzurra a Nizza. Dico finalmente perché da qualche anno tutti gli anni faccio una settimana da quelle parti, e era sempre stato chiuso. Quest'anno finalmente l'hanno aperto al pubblico, di giorno purtroppo, vabbè, però
Comunque, anche lì c'era stato un astronomo francese che dall'osservatorio di Nizza aveva pure lui osservato in quel periodo le grandi opposizioni di Marte, e anche lui aveva fatto dei disegni in cui si potevano vedere delle conformazioni simili a canali. Quindi, insomma, la cantonata fu abbastanza collettiva, ecco. Però quando si dice una cosa troppo bella per essere falsa, no? Per cui, insomma, ci vuole sempre la cautela. E poi la grande cosa che accadde in quel secolo fu finalmente la misura della prima parallasse stellare. E qui di nuovo, inevitabilmente, entra in gioco la precisione delle misure. Cioè, fino a quel momento non si era mai riusciti a misurare una parallasse stellare semplicemente perché l'angolo di parallasse è estremamente piccolo. Questo metodo qua della parallasse in realtà è usatissimo. Noi stessi lo usiamo tutti i giorni, tutti i secondi. Quando noi apriamo gli occhi alla mattina usiamo la parallasse, perché se guardiamo un oggetto con l'occhio destro o con l'occhio sinistro, un oggetto vicino lo vediamo da due angolazioni diverse, ed è proprio quanto noi incrociamo gli occhi che fa capire al nostro cervello quanto questo oggetto sia vicino. Si usa in topografia, io qui mi porto dietro il mio trascorso da geometra, perché in topografia, quando si vuole misurare la distanza di un punto non accessibile, che ad esempio è oltre un fiume, che ne so, allora si prende una posizione angolare, si prendono non un punto di osservazione, ma due punti di osservazione, abbastanza comodi fra di loro, nel senso che fra i quali si possa misurare bene la distanza fra i due, e si traguarda lo stesso punto da due punti diversi. In questo modo, misurando gli angoli e misurando la distanza, si riesce, per così dire, a risolvere il triangolo. Cioè, immaginiamo di avere un punto stazione qui, un punto stazione qua, di essere sulla superficie terrestre. Misuriamo questa distanza, misuriamo questo angolo e questo angolo, ecco che noi sappiamo tutto di questo triangolo qui, e quindi anche l'altezza del triangolo, che ci permette di valutare in ultima analisi la distanza dell'oggetto. È fondamentale ovviamente la precisione, soprattutto la precisione nel misurare la base, cioè la distanza tra i due punti di osservazione, perché un errore nella base si amplifica moltissimo sulla distanza, ancora di più dell'errore sull'angolo di parallasse. E però noi abbiamo a disposizione, ahimè, una base piccolina, cioè soltanto il doppio del raggio medio, della distanza media Terra-Sole. E quindi sappiamo che la prima stella, oggi lo sappiamo, è a 4 anni luce di distanza, quindi diciamo che questo triangolo è estremamente chiuso, questo angolo è estremamente acuto. Non di meno, finalmente Bessel riuscì a utilizzare degli strumenti con una precisione sufficiente per poter misurare una parallasse. E comunque alla base di tutto questo vi fu anche un'intuizione abbastanza felice, cioè si poteva pensare in prima battuta di dare la caccia a stelle luminose, perché uno dice: se una stella è luminosa, facilmente più vicina, e allora magari sarà più facile trovare la parallasse di questa stella. Invece Bessel intuì che probabilmente le stelle più vicine erano quelle che nel corso del tempo avevano mostrato un moto proprio maggiore, perché se più o meno tutte le stelle poco o tanto si muovono, quelle che noi vediamo nel cielo nel corso degli anni, dei decenni, dei secoli muoversi in maniera più pronunciata, probabilmente le vediamo così perché sono abbastanza vicine, quindi anche un movimento relativamente lento dal nostro punto di vista è sensibile. Infatti diede la caccia a 61 Cigni, perché oltre a essere una stella che mostrava un moto proprio abbastanza alto, aveva la comodità di essere osservabile sempre dal suo punto, era circumpolare alle sue latitudini. E poi soprattutto usò un eliometro, dice il nome, è uno strumento che serviva per misurare il diametro del Sole, e però venne usato in una maniera
abbastanza interessante, cioè sostanzialmente, come vediamo in questa immagine in alto a destra, l'obiettivo era sezionato in due parti e che potevano essere mosse angolarmente. Se guardiamo l'immagine in basso a sinistra, ecco qua, c'è questo aspetto a chicco di caffè, semplicemente perché la zona a sinistra la stiamo guardando con una metà dell'obiettivo e la zona a destra con l'altra metà. E qui stiamo vedendo le due metà, diciamo, di una stella, che può essere la nostra 61 Cygni, e questa quelle due metà di una stella vicina, che dovrebbe essere una stella di campo, quella rispetto alla quale noi speriamo di trovare la parallasse. Come facciamo a misurare la distanza angolare fra queste due stelle? Per non fare una stima a occhio, noi facciamo slittare l'uno sull'altro le due metà dell'obiettivo, fino a far sì che l'immagine di destra della seconda stella si sovrapponga all'immagine di sinistra della prima stella. E questo spostamento angolare noi lo possiamo leggere benissimo su un comparatore, cioè praticamente le rotelline che ci fanno muovere questa metà dell'obiettivo sono collegate ad una scala graduata e noi quindi possiamo leggere facilmente qual è questo angolo. Voglio sottolineare, e qui di nuovo tornano i miei trascorsi da geometra, e il fatto che esiste la cosiddetta regola di Bessel, appunto, cioè sostanzialmente quella di eseguire delle letture coniugate, perché gli errori che noi possiamo compiere sono errori di natura meccanica, difetti dello strumento. Però se facciamo letture fatte in maniera opposta dal punto di vista meccanico, facilmente queste due letture presentano degli errori di segno opposto. Ad esempio, io qui sono partito da questa situazione in cui la linea di separazione tra le due parti dell'obiettivo è allineata con le due stelle. Non è così, devo ruotare l'obiettivo. E allora anche qui, una volta lo ruoto in un senso, un'altra volta lo ruoto in un altro e faccio le due letture coniugate. Poi, può slittare la parte destra oppure può slittare la parte sinistra? Una volta faccio slittare la parte destra, un'altra volta faccio slittare la parte sinistra, in modo da compensare gli errori. Non solo, non mi accontento, queste misure qua non le faccio una volta, le faccio n volte, così vado a beccare più punti su quella che prima era la traiettoria, quindi posso avere più contributi, saranno tutte misure sbagliate, però magari sbagliate in maniera contraria, e quindi la loro media facilmente mi dà un valore molto vicino a quello che si spera essere reale. E a questo proposito, un'ultima osservazione che faccio, questa qua la conosciamo, è la curva, manco a dirla, di Gauss. Sappiamo che quando facciamo varie letture di una misura, come al solito, nessuna lettura è esattamente giusta, però facilmente avremo tante letture simili che si avvicinano su un valore medio, letture che danno risultati via via diradati, un po' in eccesso, un po' in difetto. La parallasse abbiamo visto che è un angolo estremamente piccolo a causa della ridotta dimensione della base di misura. E quindi poteva capitare, paradossalmente, di leggere dei valori negativi di parallasse, che è un assurdo, ovviamente, perché allora uno viene da dire, beh, quei valori lì sono senz'altro sbagliati, li tolgo dal computo. No, sbagliato, perché se li tolgo dal computo non vanno a compensarmi quegli errori fatti per eccesso. Vedete che praticamente l'area sottesa da questa curva rimane asimmetrica. Quindi bisogna stare attenti a ragionare e dire, ma sono sbagliati, lo capirebbe anche un bambino che sono sbagliati. No, non sono più sbagliati degli altri. Di questi altri qua. Ecco, quindi di lì l'attenzione per riuscire finalmente a raggiungere precisioni sufficienti tali da consentire di leggere dei valori di parallasse. E infatti poi arrivo a leggere una parallasse mi sembra di 0,31 secondi, quindi molto 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 piccola, però sufficiente a rendere applicabile
felicemente il metodo. Un'altra cosa che mi colpisce tanto, questa frase che disse Comte nel 1835, quando disse: non riusciremo mai a capire sostanzialmente di cosa sono fatte le stelle. E questa qui è una frase che secondo me va portata ad esempio di come non si deve ragionare, cioè da come a volte si ragioni in maniera semplicistica. Perché lui aveva detto, beh, per capire di che materia, di quali sostanze chimiche è fatto un certo oggetto, bisogna prelevarne un campione, portarlo in un laboratorio chimico, non potremo mai, è ovvio, prelevare un campione di stella, di sole o di un'altra stella, quindi non sapremo mai di cosa sono fatte le stelle. In realtà, già quando lui parlava così, c'erano le prime conoscenze della spettroscopia che portarono a trovare metodi per capire, attraverso le caratteristiche della luce, di cosa fossero fatte, ad esempio, le stelle. Fra l'altro, c'è il tempo addietro, ci si era chiesti di cosa era fatto il Sole, una cosa che Pietro racconta spesso, quando si era ipotizzato, qualcuno aveva detto, se il Sole fosse fatto tutto di carbone, ricordiamoci gli anni della rivoluzione industriale, il carbone era il combustibile principe, quindi se il Sole fosse fatto tutto di carbone, quanto potrebbe durare? Allora, quanto fosse grande il Sole, lo si sapeva. Quindi il suo volume era noto. Tra l'altro la densità del carbone è molto simile alla densità media del Sole, quindi c'era un indizio a favore del fatto che il Sole potesse essere fatto tutto di carbone. Quindi sappiamo quant'è la massa del Sole, sappiamo quant'è il potere calorifico del carbone, quindi in ultima analisi possiamo calcolare quanta benzina il Sole, scusate il termine, quanta birra ha in corpo il Sole, quanta quantità di energia un Sole fatto di carbone sarebbe in grado di sprigionare. Si era riusciti in quel periodo lì a capire quale fosse la costante solare, cioè quanta energia emettesse il Sole ogni secondo, facendo il rapporto veniva fuori che un Sole fatto tutto di carbone, ammesso che nello spazio trovasse tutto l'ossigeno necessario, l'ossigeno carburente necessario, sarebbe durato poco più di 6.000 anni. Quindi la cosa poteva piacere ai creazionisti, però sapeva già che il sistema solare, la Terra, eccetera, esistevano da ben più tempo. E quindi poi, come dicevamo, Bruno per Wollaston trovarono delle righe scure nello spettro del Sole e si capì attraverso la chimica nucleare che sostanzialmente questo era dovuto al movimento degli elettroni nell'ambito di ogni atomo e si era visto che un corpo incandescente, un solido, un liquido, emettevano una luce continua, per contro gas caldi emettevano soltanto in certe particolari lunghezze d'onda. E viceversa, le stesse lunghezze, le stesse barre, ma in negativo, quindi scure, si trovavano se una nube di gas si frapponeva fra un oggetto emettente e l'osservatore. Quindi da lì si capì che, ecco, questo è uno spettro del Sole, si capì praticamente che a ogni lunghezza d'onda emessa o assorbita corrispondeva un salto di energia prodotto o assorbito da un elettrone. Salto tipico di ogni elemento chimico. Aveva il suo codice a barre. E infatti l'elemento chimico elio venne scoperto nel Sole e dopo si trovò qualche traccia sulla Terra, perché sappiamo che nel Sole l'elio è diffusissimo, sulla Terra è un gas raro, infatti è proprio raro. Vabbè, poi sappiamo che chiaramente a ogni
temperatura del gas caldo corrisponde una curva di emissione, quindi una tonalità di colore prevalente, da lì poi la suddivisione delle stelle in classi spettrali. E poi anche si scoprì che, ad esempio, Sirio aveva un effetto di redshift non molto pronunciato, ma comunque leggibile. Così come si vede anche che certe stelle, che poi vennero riconosciute come Cefeidi, avevano un comportamento strano, cioè nel momento in cui la loro luminosità aumentava, c'era un effetto sostanzialmente di blue shift, cioè praticamente come se la stella si stesse avvicinando. In realtà non era la stella, ma era la parte superficiale che si stava gonfiando, e quindi la parte superficiale emettente verso la Terra si avvicinava alla Terra. E viceversa, ovviamente, nel momento in cui la Cefeide era in fase calante, perché si stava restringendo. E altra cantonatina, la esistenza del nebulio, cioè dicevamo prima che invece i gas riscaldati non emettono una luce continua, ma emettono soltanto sotto certe lunghezze d'onda, e certe lunghezze d'onda al primo momento non si riuscivano a capire, si pensava all'esistenza di un elemento chimico sconosciuto presente soltanto nelle nubi. La cosa non era bizzarra, perché già prima si era trovato un elemento chimico, l'elio, che era stato trovato sul Sole quando ancora sulla Terra non lo si conosceva. Poi invece si capì che erano soltanto emissioni di certi gas in particolari condizioni di temperatura e di assenza di pressione. E poi il cammino della conoscenza aumenta. Come mai quella nube lì, nella costellazione di Andromeda, non assomigliava alle altre nubi di gas? Come mai non aveva un'emissione discontinua, ma un'emissione simile a quella delle stelle? E poi sappiamo come andò a finire, che quella che si chiamava nebulosa di Andromeda oggi si chiama galassia di Andromeda. Va bene, io ho fatto una carrellata veloce, diciamo, per il momento ho voluto soltanto sottolineare certe cosine un pochino meno magari note presso noi astrofili. Poi vabbè, se vogliamo approfondire qualcosetta, facciamo pure, ecco. Va bene, io vi ringrazio per l'attenzione. No, dell'evoluzione della conoscenza dell'universo abbiamo visto sostanzialmente che in questo secolo si è guadagnato un pianeta, sostanzialmente si è cominciato a capire quanto fossero distanti le stelle, finalmente si è misurata una parallasse, quindi finalmente si è capito. Si sono compilati tantissimi cataloghi stellari, ovviamente. Dicevo prima con il mio consorcio in macchina che, come dice sempre Pietro, fare l'astronomo di professione a volte comporta lavori ripetitivi e noiosi. Provo a mettermi nei panni di un astronomo del XIX secolo che doveva compilare cataloghi stellari, non finire, insomma, doveva essere una cosa alla lunga abbastanza noiosa. E poi comunque il passare da una percezione di universo in cui la nostra galassia, la nostra Via Lattea era il tutto, al capire che c'erano galassie esterne, insomma, era un salto di qualità, secondo me, notevole. Ecco. Prevalenza
sì. Faceva una gara a chi le faceva più completi, poi c'era una... sì, caccia alle comete. Cataloghi stellari anche dell'emisfero sud, che era anche meno mappato d'epoca. Del resto anche lì l'evoluzione strumentale, il costruire strumenti sempre più potenti permetteva di trovare sempre più stelle. Poi. Ma sì e no, penso, perché indubbiamente i cataloghi stellari, per esempio, venivano pubblicati, quindi poi, ad esempio, quando Bessel diede la caccia a 61 cigni, lo fece perché aveva visto che altri, tra cui lo stesso Piazzi, avevano segnalato questa stella come una stella dotata di un moto proprio importante. Poi c'erano sicuramente le rivalità personali, le antipatie, come... perché siamo uomini, insomma, cioè, la razza umana è stata... Poi, ma per esempio anche quando Adams e Le Verrier calcolarono entrambi la posizione di Nettuno, subito ci fu una rivalità Francia-Inghilterra, eccetera. Poi furono loro, da quel che mi risulta, furono loro due a, insomma, a non litigare per primi. Ecco, Adams. Sì, poi indubbiamente le comunicazioni erano molto più lente, no? Più frammentarie. C'erano delle è difficile mettersi nei panni di un astronomo del XIX secolo, magari molte cose noi le diamo per scontate, non so. Beh, sì, capito tantissime cose, soprattutto poi, appunto, come sempre, è l'evoluzione delle strumentazioni a facilitare i compiti, ecco, con in più magari l'arrivo di qualche genio, può essere Galileo, può essere Gauss, può essere Newton, insomma, però... Grazie, un appuntamento. Non avevano WhatsApp. Questo era stato un astronomo che doveva seguire un transito di Venere sul Sole, mi sembra che se l'era perso per motivi meteorologici e doveva seguirlo, non so se dall'Australia. È rimasto lì 4 anni per aspettare il transito successivo, non mi ricordo chi fosse, però insomma, cose impensabili.
Magari non catalogati, però sì, beh, insomma, sì, intuizioni, poi anche le viti micrometriche avevano a loro volta il nonio, cioè un altro sistema per consentire di effettuare delle misure, delle letture un po' più precise rispetto a quella stima, insomma. Qui è una dimostrazione. Ma allora, cioè praticamente, quando tu hai le due metà dell'obiettivo allineate, vedi l'immagine di sinistra, però puoi fare slittare in modo da praticamente come se tu nel telescopio avessi due assi ottici che però puoi fare ruotare l'uno rispetto all'altro, e quindi però di quanto farli ruotare lo vai a leggere, quanto l'hai dovuto ruotare per consentire questo allineamento lo vedi sulla vite. E la vite a sua volta cosa? Sì. Sì. Scusami. Movimentazione. No, ci sono delle rotelline che fanno slittare le due parti dell'obiettivo. Vai a leggere però su questo oggetto. No, vai a leggere qui di quanto è ruotato. Ad esempio, faccio un esempio e qui ritorna alla topografia, no? Quando si vuole vedere un dislivello fra due punti, ad esempio, vado, ho due punti sul terreno, qui ci metto un teodolite, che ha il suo cannocchialetto, e qui ci metto quello che viene chiamato una stadia, cioè un'asta verticale che è graduata. Allora, io devo fare in modo che l'asse ottico sia orizzontale. E va bene, misuro questa altezza e vado a leggere questa lettura qua. Dentro al cannocchiale io vedo questa asta graduata. E poi c'è il filo del mio reticolo. Sfiga vuole che il filo del mio reticolo non casca su una tacca. E allora io devo stimare magari quanto è questo qui. Dico che so, è 3 decimi. È questa misura qua più i 3 decimi della parte. Non mi basta questa precisione, voglio salire ancora. Allora si utilizza la cosiddetta lastra piano parallela, cioè c'è una rotellina. Cioè, praticamente immaginiamo così, mettiamo che nell'oculare c'è un vetro. La luce mi arriva perpendicolare al vetro e prosegue indisturbata. Se io con una rotellina inclino il vetro, praticamente la luce esce parallela al raggio di prima, ma ha spostato di altezza. E quanto l'ho spostato? L'ho fatto slittare in altezza, lo leggo sulla rotellina. Quindi io praticamente, forzando la rotellina, muovo il reticolo fino ad allinearsi ad una tacca, acquistando precisione, ovviamente. E qualcosa del genere c'è in questo metodo qua, cioè la rotellina è collegata a una scala graduata, vedo quanto ho dovuto spostare questa lastra per poter consentire l'allineamento, cioè questa sovrapposizione.
Ah sì, facevano, esatto. Sì, passa la strada. Ma infatti, non la mia classe, ma un'altra classe era andata a fare dei rilievi di prova, così, nella zona di San Pantaleo, vicino a Piazza Manini, eccetera. Sono arrivati i soliti vecchi che si mettono lì. Ma cos'è che fate? Allora poi li hanno presi in casa. Guardi, passerà di qua un'autostrada. Oh, come fermo? Poi gli hanno detto, poi è arrivato il professore, ma guardi, sono dei buontemponi. Non è così, non è così, signore. Un'altra cosa che volevo dire sulla precisione. Qui è necessario avere delle precisioni esasperate, ovviamente. A volte cercare precisioni esasperate è sbagliato, nel senso che capita a volte che ci siano dei metodi di misura approssimati, ma proprio già per metodo loro, e le persone credono, accannendosi sulla misurina, di recuperare la precisione che hanno perso in precedenza, no? La barzelletta dei tre indiani, no? Caster aveva dato incarico ad uno scout di andare a vedere quanti indiani ci potevano essere. Lui dopo un po' ritorna e dice, li ho contati, sono 5.003. Ah, come mai un numero così strano? Perché, allora, sono arrivato sulla collina, c'erano tre vedette, e fra l'altro una era zoppa, una, insomma, gli dà un mare di informazioni completamente inutili, e poi nella valle c'era il grosso del loro campamento, ma sono stati più o meno 5.000, no? Quindi, a fronte di un errore grossolano, andare a cercare una precisione, no, dai, così recuperiamo, no, non serve a niente. Qui invece conta come, permette di leggere una... Eh sì, a spanne, però poi la punta dell'unghia la misuro precisissima, perché così la spanna è più precisa, è più precisa. Ma a volte è difficile farlo capire. No, perché poi la precisione costa, ovviamente, costa fatica. Una precisione, andare a cercare una precisione maggiore di quella che serve è inutile. No, non misura la distanza, misura un valore che attraverso, scusate, misura un valore che è un angolo sostanzialmente, e che poi sì. No, allora, è tutta una questione di triangoli, nel senso che se di un triangolo conosciamo tre dati, che possono essere due angoli e un lato, conosciamo tutto. Ah, questa parte qui no, ma va bene. L'eliometro ci dà questo angolo. No. No, il terzo dato arriva di conseguenza per simmetria, nel senso che allora, diciamo che abbiamo lo schieramento delle stelline di campo, no? In estate vediamo la stella che è qua, e in inverno, quando abbiamo fatto circa mezza orbita, troviamo la stella qua. Quindi abbiamo questo angolo che è il doppio della parabola, è questo qua. Abbiamo letto questo angolo in questo modo, no? Con l'eliometro. Poi la distanza tra Terra A e Terra B la sappiamo,
perché sappiamo quali sono i giorni esatti in cui abbiamo fatto l'osservazione, quindi anche se non sono esattamente a 180 gradi di differenza, non importa, basta sapere esattamente questa distanza. A questo punto gli altri due angoli li sappiamo perché sappiamo la posizione della stella rispetto a noi, cioè quello che voglio dire è che se noi abbiamo qua il Sole, qua la Terra, eccetera, non è strettamente indispensabile aspettare il momento dell'anno in cui questo angolo è 90 gradi. Possiamo anche, possiamo anche aver costruito triangolo così, tanto per intenderci. Però comunque questo angolo e questo angolo li conosco. Questi due angoli qua li posso misurare semplicemente sapendo la posizione della stella, l'altezza della stella sull'orizzonte, la posizione della stella sull'orizzonte. Tanto sono angoli abbastanza, molto più grandi di questo. Quindi misuro questo angolo, ho misurato la nostra parallasse e la somma di questi tre angoli deve dare 180 gradi. Se non mi dà 180 gradi, non importa, il valore della parallasse lo tengo fisso perché è quello che ho misurato con precisione bestiale. Questi altri due angoli li faccio tornare in modo che vengano 180 gradi, non importa. A questo punto questa misura l'ho misurata precisamente, chiamiamo questi angoli, diciamo alfa, beta, gamma, tanto per fare qualcosa di originale, applichiamo il teorema dei seni, cioè il seno dell'angolo, eccetera, seno di alfa diviso la distanza opposta, diciamo la base, è uguale seno di beta diviso questa distanza qua, chiamiamola D. Quindi a questo punto, in questa equazione, l'unica incognita è questa qui. Oppure, ancora meglio, applico il teorema dei seni non a questo triangolo, ma a questo, e allora trovo direttamente questa distanza. Perché in questa equazione B la conosco perché è la base che ho misurato. Alfa è l'angolo di parallasse, beta è quest'altro angolo che ho trovato compensato, risolvo il triangolo e trovo la distanza. Questi trigonometria. Sì. Sì, scusi, non l'ho detto. Bisogna misurare. Qui. Sì, a distanza di circa 6 mesi, scusi, non l'ho detto. Sì, misuro. Sì, abbia pazienza. Praticamente ogni mese, a ogni lettura, trovo metà dell'angolo. Sì, quello. Sì, bisogna per forza aspettare 6 mesi. I tempi si allungano, insomma. Ti muovi? Vabbè. Sì. Come tanto la giornata di quando si fanno quelle misure lì con quel metodo sulla Terra con topografia, il rapporto al massimo è 1 a 10, poi comincia a essere già troppo. Beh, sì, no, in realtà a volte anche di più, in realtà a volte anche ma no, vabbè, topografi. Sì, dipende anche dalla precisione che vuoi ottenere. Anche questo metodo qua, con la precisione bestiale che ti garantisce un certo tipo di strumento, comunque ti fa una stima della distanza.
non ti dà una misura esatta. Il livello di affidabilità magari è del 10%, ecco. Però si accetta. Si accetta, non ci interessa sapere esattamente la distanza di una stella, ci interessa sapere come è schierata, più o meno. Ecco. Eh sì, è un'interpolazione, sì, sì. È un metodo di interpolazione. Sì, 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 ce ne sono. Sì, 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 perché poi, fra l'altro, è iterativo, perché magari applicando una volta il metodo si trova una curva, si vede che c'è un punto troppo staccato, allora probabilmente era affetto da un errore grossolano, e allora quello si scarta. Sì, successive approssimazioni. Sì, sì, successive. Eh sì. No, poi ha semplificato la vita in una maniera incredibile ai suoi colleghi. Al momento parecchia, cioè, mi ricordo, penso, mi risulta che sia stata parecchia quando, infatti, quando tipicamente, ora meno, però quando si parla di alieni, ora si parla di alieni, un tempo si diceva marziani, non si diceva alieni, quando ero bambino io non si diceva alieni. Poi c'era stata la guerra dei mondi, no? Come scusa, non ho capito. Sì. Beh, sì. Sì, perché comunque si pensava, si sperava che potesse esserci altra vita nel sistema solare, quindi ma quando ma vabbè ma... sì, ma infatti quando c'era stata quella immagine della Sfinge marziana, sappiamo che ha avuto, non lo so, sì, mi sembra forse più tardi, no? Sì. Però poi sì, no, poi soprattutto quando poi sono arrivate le immagini che hanno sconfessato quella cantonata, hanno avuto molto meno impatto, ovviamente, perché il discorso che dicevo prima è troppo bello per essere falso. Questo non la sapevo. Non si dice, non la chiamano neanche mafia, la chiamano Cosa Nostra. Quindi...
Penso di sì. Hai che può darsi. No. La guerra del mondo in cui arrivava anche tutta la parte. Sì, erano marziani. Ma dai, ma ricordo che allora comandante, che colore è il è molto lindo, che colore è? Colore. Però anche lì, se vogliamo, è frutto dell'evoluzione della percezione dell'universo. Cioè, prima immaginiamo un universo, cioè siamo abituati a pensare a un universo vicino, tipo sistema solare, e gli alieni sono i vicini abitanti di Marte. Il film Alien fa vedere un film western. Bene, d'accordo, grazie a voi.